sono tutti quei gruppi di interessi, ci sono i nomi, noi li facciamo nel libro perché molte volte ci viene detto, no? Ma sì, vabbè, ma allora se parlate di oligarchia in modo astratto, fate i nomi, ma i nomi, se uno è un minimo, ecco, attento a studiare, a leggere alcuni autori che non siano proprio Fabio Volo e, che ne so io, qualcun altro di questo genere, cioè, i nomi escono, si sanno chi sono. Io qui, appunto, proprio perché siamo su Twitch e siamo su altre cose, non vorrei sbilanciarmi. Basta, però, che non metti Bezos, basta che non metti Bezos. Bezos non fa parte dell'oligarchia, poi Musk, chiunque, tutti gli altri, Bill Gates, quelli che volete. Bezos, noi, Bezos e affini, Amazon, perché la piattaforma è di Amazon, quindi non possiamo... Quello l'hai messo tu, l'hai detto tu, quindi non lo dico io, però ci sono anche altri, oltre questi personaggi, che sono magari certamente a livello mediatico più famosi, però... Noi sappiamo che ci sono proprio corporation, cioè gruppi di interesse, Vandana Nashiva, non so, Shoshana Zuboff, Gallino, Stiglitz, adesso posso fare tanti nomi di persone che hanno scritto in questi anni, decenni, chi sono. Quindi noi qui ne riportiamo qualcuno e comunque, ecco, chi vuole capire capisce di che cosa si tratta quando parliamo di oligarchia. Noi non teniamo mai separate le cose, quindi cerchiamo sempre, e come facciamo in questo libro, di evidenziare come prima cosa che viviamo in un sistema oligarchico, che questo non è complottismo, questo è proprio un dato empirico da studiare sui libri, sui manuali, da persone che, come quelle che ho citato prima, che sono persone ricercatrici, sono persone, diciamo, di alto profilo, che nominano tranquillamente questo sistema come un sistema oligarchico. Poi, partendo da qui, è chiaro che sviluppi un progetto politico che non sia più contro la destra, la sinistra, immigrati, sì, immigrati, no, cose, tematiche separate a se stesse, ma contro un sistema, contro un apparato che vorrebbe, ecco, in qualche modo privarci sempre di più della nostra libertà, anche di decisione politica. O meglio, andiamo a vedere dopo, perché già vedo Davide collegato, quindi io direi che lo portiamo subito dentro e chiediamo a lui perché c'era Barbero e i cambiamenti climatici sulla pagina, che tra l'altro credo... Oh, scusami tanto, eccoci qua. Ciao Davide, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Come stai? Grazie innanzitutto per aver accettato l'invito. E grazie. Aspetta che sto... Ok, setto un po' l'audio, perfetto, perfetto, sente, cambio. Sì, io sento perfettamente, senti bene? Sì, sì, benissimo. Perfetto, allora magari chiediamo soltanto un feedback in chat se ci sentono livellati uguali, ma mi sembra che insomma l'audio funzioni bene. Allora, grazie anche perché ti ho un po' trascurato, lo devo dire, negli ultimi giorni mi sono fatto mandare il materiale, poi non ti ho più dato, dal punto che ieri mi ha scritto gentilmente, senti, ma è confermato per domani, perché ero completamente sparito, giustamente. Tra l'altro l'ho terrorizzato dicendogli, guarda, no, perché devo fare delle prove prima, devo capire, ho cambiato piattaforma, infatti sono tornato su StreamYard per stare sicuro alla fine, quindi non dovremo avere particolari problemi di connessione. Tranquillo Manfredi, non ti preoccupare, siamo abituati a queste, diciamo, difficoltà tecniche però risolvibili in modi, ecco, sempre creativi, quindi non ti preoccupare. Oh, ecco, perché queste sono problematiche risolvibili, ce ne stanno altre che per essere risolte hanno bisogno di interventi un po' più massicci, magari proprio della nascita di un movimento, dello sviluppo di un movimento e di tutte le riflessioni che ne vengono. Come ti accennavo, a me piacerebbe che questo fosse il primo di un incontro volto a conoscere meglio dei movimenti che sono al di fuori dello spettro, con una parola che io odio, ma che in questo caso forse rende mainstream, o quantomeno quelli più attenzionati dal pubblico, vuoi per numero, vuoi per risorse, vuoi per tutta una serie di cose. Ecco, come nasce l'indispensabile e al succo che cos'è, poi magari entriamo più nello specifico anche dell'ultima pubblicazione. Sì, allora, l'indispensabile, diciamo, è un movimento intanto fatto di giovani under 35, quindi stiamo parlando di persone che magari frequentano l'università, oppure, ecco, comunque che non abbiano già un'età superiore a quella di 35 anni.
Quindi più o meno questo è il vincolo. Poi chiaramente, come sai, potrebbe esserci benissimo anche qualcuno che magari, ecco, ha 36 anni, così insomma si sente molto giovane, e noi lo possiamo anche accettare, non è che lo escludiamo. Però diciamo così, per darci una regola, questa è più o meno la soglia. Nasce dall'esperienza in realtà dei gruppi Darsi Pace, che sono una realtà fondata dal filosofo e poeta Marco Guzzi. Nel 1999 fondò questa, diciamo, questa associazione, che poi adesso è diventata una fondazione, e appunto si occupa più principalmente di lavoro interiore, e però ecco in una modalità diciamo così anche di trasformazione del mondo, quindi lavoro interiore però per la trasformazione del mondo, quindi anche in uno scopo diciamo più politico, sociale, culturale. Quindi noi ci siamo conosciuti lì, ecco, insomma abbiamo frequentato innanzitutto questo percorso che dura 7 anni, quindi un percorso abbastanza impegnativo di appunto di lavoro interiore, ma nello stesso tempo anche di lavoro culturale, quindi di ricerca, di approfondimento su temi di vario tipo, principalmente diciamo anche storico, spirituale, politico. Ecco, in tutta questa avventura diciamo di ricerca, a un certo punto molti dei giovani che frequentavano questa realtà hanno deciso così, ecco, di intraprendere un percorso parallelo, però più in una direzione politica, quindi più di lavoro veramente sul territorio anche, quindi di tipo sociale, di tipo culturale e politico. Quindi per ora queste sono un po' le coordinate che possiamo dare. Ecco, nasciamo all'interno di un laboratorio interiore spirituale che però ha voglia di confrontarsi anche con il piano politico. Che così magari iniziamo a parlare anche un po' del libro, mi sembra che sia a un certo punto raccontata questa dimensione dei tre cerchi, se ho capito bene quello che stai dicendo anche tu, cioè fondamentalmente il lavoro sul piano individuale, sul piano culturale e sul piano politico, se mi ricordo bene, e che è interessante, perché la mia domanda poi era, poi il libro ho avuto modo insomma di scorrerlo ma non di leggerlo troppo approfonditamente, però già di più del nostro ministro probabilmente, ecco la dimensione individuale, no? Come conta, cioè che cosa vuol dire inserire la dimensione individuale o partire dalla dimensione individuale per poi arrivare a parlare di cultura, di politica? Uno magari può pensare il più delle volte che invece no, la politica sia una dimensione sociale, una dimensione collettiva. Perché l'individuo, che individuo e che tipo di percorso per l'individuo? Sì, questa è una domanda che ricorre spesso, perché c'è secondo me un fraintendimento di fondo, cioè c'è l'idea che la società sia, come dire, qualcosa di astratto, di così, di omologato a se stesso, come se noi parlassimo di società e ci capissimo subito, no? Dice, vabbè, la società, certo, è quell'ente, quell'entità, ma in realtà appunto la società è soltanto un insieme di individui, quindi di persone che decidono di condividere un percorso anche loro a loro modo, cioè di creare, come dire, una cultura più o meno condivisa. Quindi questo è la società. Di fatto, come dire, la società è un insieme appunto di individui che però non si vivono in maniera individualistica, cioè come dire, come fossero delle monadi che debbono, come dire, confrontarsi soltanto con loro stessi, con il proprio ego, ma anzi, come dire, vogliono, come dire, mettere insieme, condividere, come dicevo prima, ogni cosa, ogni aspetto della propria vita, cioè il più possibile, ecco, il più possibile sarebbe l'ideale, no? Cioè cercare di portare quello che ognuno sente dentro di sé fuori, all'esterno, e relazionarsi con le altre persone. Nel fare questo, una delle modalità che gli esseri umani hanno trovato negli anni, nei millenni, è quella poi di creare una comunità politica, cioè di trasformare la società, cioè loro stessi, perché appunto abbiamo detto che la società non è nient'altro che un insieme di persone, quindi trasformare loro stessi però in una forma aggregativa, quindi in una forma comunitaria. Da qui, come sappiamo, nasce la polis, nasce l'idea anche di repubblica, nasce l'idea di democrazia.
che inizialmente alle origini era chiaramente più vicina a un'oligarchia, diciamo a una forma di elite, no? Di persone che potevano interessarsi della politica, mentre gli altri per la maggior parte erano persone magari che frequentavano soltanto così in maniera di là a laterale con la politica. Oggi progressivamente siamo andati verso una direzione dove invece c'è più margine in questo senso, però qui verrebbe da fare subito una postilla che si collega al libro che abbiamo pubblicato, cioè il fatto che stiamo in un certo senso oggi ritornando, oppure siamo già dentro una oligarchia sostanzialmente, cioè una situazione politica. E adesso ci arriviamo all'oligarchia, perché si apre così il libro ed è abbastanza sostanziale come concetto, mi sembra di capire. Io volevo un attimo chiudere questo discorso del percorso individuale, perché tu prima hai accennato 7 anni di percorso, cioè l'hai buttata lì, no? Dice no, sì, noi facciamo, dopo 7 anni allora poi abbiamo, ma dopo 7 anni nel senso che è un percorso che prevede una durata di 7 anni, o dopo 7 anni diciamo che era stato lanciato questo progetto si è trasformato in politica, cioè come funziona? Giusto, qui bisogna andare un po' più lentamente. Allora, il percorso dura 7 anni, nel senso che è strutturato in diverse annualità. Quindi ci sono diverse annualità e ogni annualità affronta dei temi specifici, no? Fino a raggiungere, diciamo, il culmine con questo finale, appunto, il settennio. Sono, diciamo, percorsi che non danno nessun diploma, nessun foglio, diciamo così, quindi non è che è volto per diventare chissà che cosa, no? Psicologi, oppure, che ne so, persone che lavorano in ambito spirituale. No, si tratta proprio di condividere, appunto, e di frequentare un ambiente più che altro, un campo di eventi, così lo chiama almeno Marco Guzzi, cioè un luogo dove si possa nello stesso tempo agire sul piano interiore, quindi facendo esercizi di autoconoscimento, facendo meditazioni, facendo, diciamo, lavori appunto di preghiera, anche perché lo sfondo, diciamo, è quello di un orientamento cristiano, quindi che abbia appunto anche tutta una riscoperta delle fondamenta cristiane, quindi anche del Vangelo di Cristo e di tutto quello che frequenta, diciamo, e che ci bisognerebbe avere, diciamo, come rapporto quando si parla di spiritualità. Però questo è, diciamo, per quanto riguarda il tema generale. Poi dopo in chat si stanno allarmando dicendo ah oddio, è una setta. No, non è fondamentalmente una setta. No, anzi, è aperta a tutti. L'8 ottobre faremo appunto il primo incontro del primo anno, quindi aperto a tutti a Roma. Seguiteci anche sui social, ma se volete maggiori informazioni anche sul percorso, se andate a digitare www.darsipace.it, lì troverete, diciamo, quello che io adesso sto cercando di semplificare. Certo. Qualcosa di molto corposo, quindi il lavoro comunque individuale è sempre un lavoro che non è intimistico, non è, diciamo così, appunto settario, non è spiritualistico, ma è proprio un lavoro, diciamo, serio, come potresti fare tu o io da soli, solo che lì lo condividi in un luogo che, certo, spera che sia il più possibile aperto e positivo. Senti, un aspetto e poi andiamo avanti, direi, perché hai detto il fondatore è fondamentalmente un filosofo, ma c'è una dimensione religiosa e oggi anche inserire una dimensione religiosa in un progetto politico è relativamente ambizioso, quantomeno non è scontato, cioè nel senso che forse a parte nelle versioni più pop o commerciali della religione, come spesso viene comunicata, no? Ah, allora sono cristiano se sono pro vita, si semplifica incredibilmente forse a volte la dimensione religiosa all'interno della politica. Ecco, quanto la parte religiosa o quanto più invece quella filosofica, cioè come si legano queste due e come si legano poi all'interno della proposta e che tipo di proposte vengono fatte in funzione, perché magari invece uno pensa che oggi essere cristiano, cattolico, in politica voglia dire essere, non lo so, antiabortista, eccetera, eccetera, ma invece
potrebbe voler dire altro, potrebbe dire avere una convinzione economica di un certo tipo, potrebbe avere un'influenza su altri temi. Come si lega alla proposta politica che poi diventa la vostra, insomma? Sì, si lega. Questo è proprio lo specifico dell'indispensabile, cioè del movimento appunto giovanile, che non a caso come sottotitolo ha movimento rivoluzionario. Cioè, in questo senso noi proviamo, ecco, quello che tu hai detto, cioè a provare a fare una rivoluzione, perché quello che, come dire, oggi, rivoluzione pacifica, non violenta, chiaramente, se ha un orientamento cristiano e spirituale, va da sé che non può essere violento. Però rivoluzionario sì, perché chiaramente la figura del Cristo è rivoluzionaria, questo a prescindere dalla fede, a prescindere dalla adesione o meno a una religione. Come dato storico è così, cioè è proprio l'emblema della rivoluzione. Tra l'altro, se volessimo fare anche un approfondimento storico, tutte le rivoluzioni, anche della modernità, ma anche quelle prima, si sono ispirate chiaramente anche a una visione spirituale cristiana sostanzialmente, quindi poi dopo hanno preso, diciamo, diverse connotazioni anche nefaste nella storia, però diciamo, ecco, c'è il fondamento sempre attivo della spiritualità. Noi oggi, come dire, in qualche modo andando contro tendenza, come dici tu, diciamo, guardate che anche adesso c'è una spiritualità in atto, cioè anche adesso la politica, la tecnopolitica, appunto l'oligarchia che citavo prima, poi ne approfondiremo se vuoi, ecco, questo tema ha dentro di sé un orientamento spirituale, ha una visione scatologica, spirituale, ce l'ha, solo che non magari appunto la nasconde, la nega. Allora qui si tratta di mettere, diciamo, in chiaro, in maniera più profonda di quello che appunto è il mainstream, che si limita a parlare dei battibecchi, come hai detto prima, cioè di problematiche che in sé sono anche importantissime, perché chiaramente il fine vita, l'aborto, quello che sono tutte tematiche difficilissime e importantissime. Però affrontate così, in maniera spot, è chiaro che poi dopo ognuno prende, diciamo, le parti come fossimo in una partita di calcio, no? Dove tu tifi per uno o per l'altro, senza toccare il tema invece di fondo, che è un tema sempre antropologico, spirituale, culturale, filosofico. Oggi sono venute meno queste, diciamo, queste grandi riflessioni, e quindi ci troviamo per forza ad allarmarci. Se io dico cristianesimo, se dico Cristo, se dico spiritualità, non ci si capisce. Quindi invece oggi bisognerebbe, secondo noi, mettere, diciamo, più le cose in chiaro e approfondire. Con questo nostro libro abbiamo provato a farlo e continuiamo a farlo anche nei nostri interventi pubblici. Oh, ecco, e allora iniziamo a entrare un pochino più nel dettaglio. Si parlava prima di oligarchia, allora io non so quanto tu conosca delle dinamiche di Twitch, ma devi sapere che i canali qui vengono sostenuti spesso e volentieri dalle donazioni di spettatori, e quindi si vanno a creare degli oligarchi, che noi chiamiamo un po' per il meme oligarchi, e quindi abbiamo un paio che insomma supportano il canale in maniera intensiva, e quindi quando ho detto che c'erano dei riferimenti all'oligarchia c'è stato un attimo un po' una paura generalizzata, diciamo. Ecco, che cosa si intende, cioè che cosa intendete voi per oligarchia, e quali sono le implicazioni? Perché poi è un po', forse se ho capito bene, ciò contro cui si fa questa rivoluzione. Cioè, se andiamo sulla vostra pagina Instagram, c'è scritto movimento rivoluzionario, che già di per sé è abbastanza impattante, e sembra di capire un pochino che sia proprio questa oligarchia il fondamento contro cui viene fatta questa rivoluzione o una parte di essa. Sì, allora intanto bisogna dire che l'oligarchia c'è, questo è un punto, come dire, secondo noi dirimente della questione. Lo diciamo perché ad oggi se tu provi appunto a dire, a sostenere che non viviamo in un sistema, in un regime democratico in senso compiuto, ma ci sono poteri forti, ci sono, diciamo, dimensioni diciamo transnazionali e anche nazionali che hanno interessi loro, cioè difendono i propri interessi e sfruttano la politica, la società, anche diciamo le azioni civili più nobili,
per i loro interessi, cioè per arricchirsi o per avere, diciamo, un potere maggiore, perché oggi non è nemmeno più il potere, diciamo, economico in senso materiale, no? Cioè l'oro, il denaro, cioè quello fisico, ma è proprio una questione di potere nel senso più stretto, cioè di volontà di sopraffazione e di controllo, come ha spiegato benissimo Shoshana Zuboff nel Capitalismo della sorveglianza, appunto, che per noi è un tema, diciamo, fondamentale per capire proprio l'oligarchia. Quindi diciamo subito che c'è questo sistema oligarchico, quindi non siamo in uno stato, diciamo, democratico in senso pieno. Negli ultimi anni poi soprattutto secondo noi c'è stata un'accelerazione enorme in questa direzione, poi se vuoi approfondiamo. Secondo aspetto, cos'è l'oligarchia? Semplicemente l'oligarchia è tutto quello che in qualche modo, anzi sono tutti quei gruppi di interessi, ci sono i nomi, noi li facciamo nel libro perché molte volte ci viene detto, no? Ma sì, vabbè, ma allora se parlate di oligarchia in modo astratto, fate i nomi, ma i nomi, se uno è un minimo, ecco, attento a studiare, a leggere alcuni autori che non siano proprio Fabio Volo e, che ne so io, qualcun altro di questo genere, cioè i nomi escono, si sanno chi sono. Io qui appunto, proprio perché siamo su Twitch e siamo su altre cose, non vorrei sbilanciarmi. Basta che non metti Bezos. Bezos non fa parte dell'oligarchia, poi Musk, chiunque, tutti gli altri, Bill Gates, quelli che volete. Bezos, noi, Bezos è affini Amazon, perché la piattaforma è di Amazon, quindi non possiamo... Quello l'hai detto tu, quindi non lo dico io, però ci sono anche altri, oltre questi personaggi, che sono magari certamente a livello mediatico più famosi, però... Noi sappiamo che ci sono proprio corporation, cioè gruppi di interesse, Vandana Nashiva, non so, Shoshana Zuboff, Gallino, Stiglitz, adesso posso fare tanti nomi di persone che hanno scritto in questi anni, decenni, chi sono. Quindi noi qui ne riportiamo qualcuno e comunque, ecco, chi vuole capire capisce di che cosa si tratta quando parliamo di oligarchia. E questo ha un'influenza, secondo noi, totale, totalizzante. Cioè, non è che dici, capisci, oggi parliamo di magari della Meloni che ha fatto la nota d'aggiornamento al DEF, no? Che è 14 miliardi di cose, e tu dici, e questa cosa qui rimane come la prima notizia da dare, senza tenere conto che esiste un contesto, che è un contesto oligarchico, un contesto macroeconomico, diciamo di tipo tecnocratico, di tipo oligopolistico, cioè ci sono tutte queste dimensioni, tu dici, questo non importa, parliamo del fatto che Giorgetti ha detto che l'Europa capirà che noi sforiamo e facciamo debito, Ma certo che capirà, si è stato a braccetto fino a ieri con la von der Leyen, con tutta l'Europa, sia per la guerra sia per il resto. È chiaro che oggi diventa, diciamo, più facile per loro anche parlare a questo livello, però noi non teniamo mai separate le cose, quindi cerchiamo sempre, e come facciamo in questo libro, di evidenziare come prima cosa che viviamo in un sistema oligarchico, che questo non è complottismo, questo è proprio un dato empirico da studiare sui libri, sui manuali, da persone come quelle che ho citato prima, che sono persone ricercatrici, sono persone, diciamo, di alto profilo, che nominano tranquillamente questo sistema come un sistema oligarchico. Poi, partendo da qui, è chiaro che sviluppi un progetto politico che non sia più contro la destra, la sinistra, immigrati, sì, immigrati, no, cose, tematiche separate a se stesse, ma contro un sistema, contro un apparato che vorrebbe, ecco, in qualche modo privarci sempre di più della nostra libertà, anche di decisione politica. Diciamo che è un tema abbastanza centrale, perché è stata messa tantissima, tantissima carne al fuoco semplicemente con questo excursus, diciamo, sul concetto di oligarchia. Quindi rimarrei un attimo ancora qua, poi mi sposterei su un altro concetto che è all'interno del capitolo, della parte, diciamo, della sezione che curi tu all'interno del libro, perché lui è uno degli autori, è un esercizio, diciamo, edito, ci stanno vari contributi, poi chi vorrà approfondirlo, punto esclamativo libro in chat, lo trovate. Però ecco, allora, sul piano, quindi, ok, abbiamo la struttura oligarchia, si comprende, sul piano poi di dibattito, però alla fine mi sembra, cioè, allora facciamo così, perché voglio capire come porla per renderla più interessante. Diciamo che anche per chi si pone al di fuori dello spettro politico canonico, chiamiamolo così,
soprattutto post avvento del Movimento 5 Stelle, se vogliamo, che aveva fatto questo percorso di essere esterno, di posizionarsi esterno, e poi a un certo punto all'atto pratico, quando si è dovuto collocare in Parlamento, fondamentalmente una posizione l'ha dovuta prendere. Poi in Parlamento, se un giorno uno ci arriva, si deve sedere da qualche parte, o a destra o a sinistra, sì, ti puoi mettere un po' in alto, un po' al centro, ma fondamentalmente tra destra e sinistra devi andare. A me sembra che poi però alla sostanza si tratti di una riconcettualizzazione, se vuoi, in parte dell'antiliberismo, liberismo-liberalismo, con un tocco abbastanza forte di dimensione religiosa, sociale. Ecco, che cosa differenzia eventualmente il vostro movimento rispetto, non lo so, a un movimento cattolico di sinistra, ecco, vecchio stile, magari anche con tutto. Esatto. Vai, allora era la domanda giusta. No, beh, adesso esagero, però non troppo, nel senso che se è vero quello che ho detto prima e che cerchiamo di sostenere noi, ripeto, in questo libro, ma anche in diversi articoli. Io ho pubblicato di recente un articolo per la rivista La Fionda, una rivista gestita e diretta da Geminello Preterossi, questo filosofo. Ecco, io ho pubblicato questo articolo proprio sulla figura di Aldo Moro, e chi è interessato può benissimo andare a cercarselo. È una robetta, ne hai scelto uno, una figura piccola, insomma. Per noi è emblematica comunque come figura, e infatti lì ho cercato di spiegare, tra l'altro è un saggio breve più che un articolo, quindi non spaventatevi se lo vedete un po' lungo, però prendetevi il tempo che volete per leggerlo. Ecco, lì in questo testo ho cercato proprio di fare una parabola di quello che è stato, appunto, di quella che è stata l'esperienza della Democrazia Cristiana, soprattutto però della figura di Aldo Moro, perché è una figura sui generis all'interno di quella che è la storia stessa di quella realtà politica. E ho cercato appunto di evidenziare proprio questo, cioè il fatto che oggi, che viviamo in una situazione secondo me troppo polarizzata, troppo falsamente identitaria, cioè alla fine ci sono delle contrapposizioni come quelle che richiamavi tu, destra e sinistra, che scoppiano proprio sui temi principali, cioè sui temi più importanti. Oggi sui temi più importanti come la guerra, come la pandemia di questi anni, piuttosto che altre cose, sono completamente la stessa cosa, destra e sinistra. Ammesso che si sappia ancora cosa voglia dire destra, cosa voglia dire sinistra. Proprio per questo, è il Movimento 5 Stelle che tu citavi, secondo noi è stato un punto, come dire, di contraddizione di questo sistema, e non a caso ha preso così tanti voti. E oggi quel popolo lì, quelle persone che hanno, diciamo, creduto in quella specie di rivoluzione che ha fatto Grillo, specie perché purtroppo col senno di poi dobbiamo dire che era una fuffa, purtroppo. Quindi diciamo che in un certo senso c'è stato un tradimento, ma questo lasciamolo da parte perché sarebbe un tema troppo complesso per appunto. Oddio, un bel tema anche questo, eh. È un tema bello, però appunto. Quando vari spunti, io adesso sto pensando dove andare dopo, non so quale strada intraprendere. No, cerchiamo di mantenere la barra per risponderti alla tua domanda, che era importante. La tua domanda era molto importante, però io appunto, ripeto, volendo ci sono anche questi articoli che potete trovare dove c'è, ma in maggior, diciamo, con un maggior tempo di analisi, la possibilità di spiegarsi. Però in brevissimo quello che voglio ancora dire su questo punto è la differenza che noi sosteniamo, diciamo, rispetto a tutta questa storia, perché è una storia che secondo noi sta finendo, è un ciclo storico, appunto. Il Movimento 5 Stelle in questo senso aveva interpretato abbastanza bene questo, quando parlava che bisognava essere trasversali, bisognava uscire dalle polarizzazioni finte. Capisci? La polarizzazione finta per me vuol dire che appunto tu credi ancora che ci sia una dimensione dove tu ti chiami, che ne so, progressista, e quindi stai seguendo ancora quella tradizione lì. Ma poi io, se ti interrogo veramente, ti chiedo cosa vuol dire per te essere progressisti, cioè vuol dire per esempio appunto aderire al progetto transumanista, perché anche quelli sono progressisti,
Oppure vuol dire che ne so, che vuoi fare la famiglia tradizionalista e quindi te la prendi con la pubblicità, no, di quella cosa lì, adesso lasciamo, non diciamo il nome, ma comunque di questa pubblicità che è stata fatta adesso, dove appunto si sono scatenati. Parlavamo prima. Ecco, bravi. Quindi quella roba lì vuol dire essere così tradizionalisti oppure antitradizionalisti, cioè, ma cosa significa? Sono puttanate, adesso io qui posso dirla un po' una parolaccia ogni tanto, no? Cioè, sì, ecco, boh. Quindi sono un po' stronzate che alla fine uno dice deve perdere tempo, no? A livello anche di lavoro intellettuale, a leggere tutte queste notizie, tutte queste cose, per poi dopo appunto in realtà non sentire nessun pathos, nessuna vocazione per continuare una storia che si dica appunto o progressista o dall'altra parte tradizionalista o cattolica, in quel senso, capisci? Nel senso storico, in un senso storico per noi totalmente sorpassato, totalmente da superare, ricordando e sottolineando appunto elementi chiaramente di forza, come fu per esempio uno come Aldo Moro, che in quella storia lì fece, secondo noi, soprattutto nell'ultima fase, almeno questa è anche la mia personale interpretazione, però penso condivisa, fu proprio una fase in cui ci fu questo contrasto nella politica dei due blocchi, come sappiamo, dove lui, proprio secondo me perché aveva un'ispirazione anche messianica cristiana, in senso serio, quindi non catto qualcosa, ma qualcosa di serio, capisci? Cioè qualcosa di che veramente aveva a che fare con una vocazione, che secondo noi appunto non c'è niente da avere da aver paura, cioè è un tema proprio, come dire, importante, perché gli altri ce l'hanno altrettanto, capisci? Non è che l'ateismo oppure, che ne so, il marxismo sia meno religioso, tra virgolette, di quello, no, e lo è lo Questa stesso. È una considerazione interessante. Solo che è un'altra cosa, e sappiamo che ci sono delle ombre storiche che dobbiamo chiaramente portare alla luce, fare, diciamo così, un po' di mia colpa. O cristiano cattolico, cioè nel senso c'è una vicinanza con la Chiesa cattolica? Questa proprio on the spot, perché in realtà la domanda che ti volevo fare era un'altra. Ma noi diciamo sempre che anche questa, diciamo, sempre sono definizioni che bisognerebbe approfondire. Per noi va bene tutto, cristiano, cattolico, ortodosso, cioè bisogna cercare di capirsi che stiamo parlando di un orientamento spirituale. Sì, qualcuno pure in chat prima diceva più spiritualità che religione. Senti, io no, però volevo un po' un attimo cambiare, perché nella tua parte, a un certo punto, proprio verso l'inizio, si parla, no, di una certa filosofia con un termine dataista che a me piace, mi piace particolarmente, e che è adatto qui, perché anche qua non so quanto segui le dinamiche di Twitch sul dibattito politico, però si parla spesso di dati, adesso non ho la tazza giusta, ma una delle, diciamo, delle emoticon del canale, dati tuoi, e quindi questa idea del dato, cioè cos'è il dato oggi e che vuol dire avere una filosofia dataista e eventualmente combattere, cioè cosa c'è di sbagliato nel dataismo, se così si può dire, e come si lega a tutto il resto, insomma. Allora, e qui bisogna aprire un capitolo fondamentale per capire che quello che stiamo proponendo non è un ritorno al passato, non è un'analisi, come dire, stantia e passatista, di nostalgica, ma è proprio un'analisi, anzi, quasi direi futura, cioè da venire, inedita. E quindi ecco che noi cerchiamo, come sempre, di parlare sì di spiritualità, sì di misticismo, sì di lavoro interiore, sì di, come dire, cura anche della dimensione dell'invisibile, però tenendo sempre i piedi per terra, quindi sempre parlando anche di quello che è l'attualità, di quello che è, diciamo, un realismo politico oggi vivente, dominante, quindi senza, diciamo, rinchiuderci, ecco, in un qualche eremo e pensare di avere la ragione. No, cerchiamo proprio di confrontarci. Allora, oggi, secondo noi, una delle branche della filosofia, ma quando diciamo della filosofia, diciamo della cultura dominante, diciamo anche di una dimensione politica, appunto, sociale, economica,
che secondo noi oggi è diventato il nuovo modello, il nuovo punto di, diciamo, di vista dell'oligarchia suddetta, è proprio la filosofia dataista, transumanista, che in qualche modo hanno qualcosa di molto affine e comune, cioè l'importanza del controllo dei dati. Cioè, dei dati cosa vuol dire? Dei dati vuol dire che secondo questa filosofia, questa follia, dal punto di vista nostro è una follia, l'essere umano non è nient'altro, come dice anche Byung-Chul Han in altri libri suoi fondamentali, non è nient'altro che un insieme di dati. Cioè, non c'è niente, diciamo, di misterioso e di, come potremmo dire, di da scoprire, come in una formula, diciamo così, personale, appunto, di scoperta, di ricerca interiore, di unicità dell'essere umano nella sua forma creativa, assoluta, spirituale. No, non c'è niente di tutto questo. Queste sono tutte boiate, sono tutte cose che non hanno nessun senso, ma l'unica cosa che ha senso è il dato, cioè l'essere umano come un insieme infinito di dati. E perché questo però non vuol dire negare la dimensione dato anche dell'essere umano, vuol dire non voler, diciamo, limitare a quella dimensione lì l'essere umano, oppure è un negare, cioè, questa dimensione qua, cioè l'essere umano non è dato, non è solo dato, o come si pone, cioè, nel senso, poi un certo tipo di discorsi, per esempio relativi alla scienza, relativi al sapere, relativi a quell'ottica positivista o neopositivista, che poi in parte ha generato anche sapere, è una critica a 360 gradi o è una critica sull'eccesso dell'utilizzo della dataificazione o come possiamo dire? Sì, capisco la domanda. Infatti qui il punto è che quando si parla di questo tema, diciamo, legato anche alla tecnologia, all'avanzamento tecnologico, all'intelligenza artificiale e a queste dinamiche qui che io appunto approfondisco nel mio saggio, bisogna sempre dire che la tecnica, la tecnologia, l'avanzamento tecnologico è sempre un avanzamento ambiguo, cioè è sempre un avanzamento che, come dire, tiene insieme tutto il suo contrario, no? Cioè elementi chiaramente molto positivi di sviluppo, diciamo, che portano l'essere umano anche a vivere una vita più lunga, più longeva, più approfondita anche di contenuti e di cose, dall'altra parte però anche un'alienazione molto forte. Questo era già alle origini, no? Della filosofia, già Platone parlava della scrittura come qualcosa che alienava rispetto alla tradizione orale. Quindi tutte le forme, diciamo, di tecnologia, di tecnologizzazione dell'essere umano portano in qualche modo dentro di sé questa doppia faccia. Proprio per questo bisogna essere attenti, no? Questo, per esempio, uno dei maestri di questa dimensione di critica della tecnica fu Martin Heidegger, no? Il filosofo, che parlò proprio di questa cosa qui, cioè dell'età della tecnica come un'età in cui c'era l'ambivalenza, dove prevaleva l'ambivalenza e quindi nessuno sapeva più cos'era giusto, sbagliato, bene, male. Tutto era, diciamo, portato a un livello in cui la conoscenza doveva essere talmente alta per capire quello che stava accadendo che in qualche modo tutti ne venivamo un po' esclusi, no? Questo è quello che succede anche quotidianamente quando usiamo i telefonini, cioè nessuno sa cosa è il telefonino, nessuno sa progettare un telefonino, però ne siamo tutti in qualche modo aggrappati e anche schiavi per certi versi. Quindi bisogna essere sempre, mantenere sempre questa apertura lucida, ripeto, né estremista in un modo né estremista nell'altro. Però è chiaro che il dataismo come filosofia, o il transumanismo ancora di più, diventano oggi qualcosa che poi va a connotare proprio un sistema. E quindi poi dopo che chi sarà il soggetto che si crede, diciamo così, di poter trasformare la società in una dimensione politica, culturale, fondata sul dataismo, cioè sul concetto che gli esseri umani sono soltanto delle merci, dei numeri, dei prodotti, delle materie in cui uno può benissimo appunto usare alcuni delle sue skills, dei suoi
contributi caratteristici e poi dopo trasformarli come vuole, a suo piacimento, o indirizzarli ancora di più, no? nelle scelte della vita. Quindi questo è il progetto di oggi, cioè viviamo una dimensione di questo tipo. E bisogna, sì, secondo noi, mettere almeno l'accento critico, poi contestarlo sul piano spirituale, che ci sarebbe da dire. Senti, io allora ti ringrazio fondamentalmente, io cerco di tenere questo format, te l'avevo accennato, dentro i 30 minuti, perché purtroppo uno degli effetti del dataismo è che comunque su questo tipo di piattaforme, social media, eccetera, eccetera, si chiede un restringimento del contenuto, però secondo me è molto interessante, quindi io ti proporrei eventualmente o di tornare, insomma, di reinteragire con questo format, magari su un altro tema, oppure proprio adesso vediamo, magari strutturare una live anche più approfondita la sera, anche perché abbiamo messo, mi sembra, un po' i contorni in realtà, cioè forse abbiamo analizzato un po' il primo cerchio, quello individuale, un po' secondo quello culturale, in parte manca la parte politica, anche in chat insomma dicevano sì, ok, però poi io non sono andato dentro perché sennò avremo bisogno almeno di un'altra ora probabilmente. Tu hai detto varie volte guerra, pandemia, insomma dietro a questo ho la concettualizzazione, indubbiamente poi ci sarà anche un programma di attuazione politica di certe cose, ci sta un piano economico, insomma so che avete varie competenze al vostro interno, chi si occupa più di economia, insomma vari aspetti anche attivamente, anche a livello accademico, quindi sicuramente è interessante anche poi entrare più nel merito. Il senso era un po' dare l'idea di quello che è il movimento, e penso che si sia tradotto, iniziare un po' a conoscerci, a conoscervi, e incentivare un pochino, instillare un po' di curiosità eventualmente relativamente al libro, il link è in chat. Però prima di salutarti io un'ultima domanda te la devo fare, perché tu prima hai detto perché poi a questi qui chiedi cosa vuol dire essere progressisti e non ti sanno rispondere, allora io ti chiedo cosa vuol dire essere, come vi definite, indispensabili, come... Rivoluzionari. Allora, cosa vuol dire essere rivoluzionari? Sì, allora, rivoluzionari in due parole, te lo dico così almeno restiamo nei tempi, significa dal punto di vista politico, per restare, ecco, così almeno diamo anche una connotazione più politica, fare tutto il contrario di quello che sta facendo la politica oggi, quindi okay, andare contro il sistema in maniera totale, senza mezzi termini, perché una volta che uno entra invece in una dinamica in cui poi devi, come dire, accettare alcune cose e dimenticarti la tua, diciamo, anche proposta, ecco lì scadi in un compromesso che è sempre al ribasso. L'abbiamo visto anche in questi ultimi anni con quei movimenti che dicevi tu, ma non soltanto in Italia, eh. Noi abbiamo appunto avuto anche un'esperienza europea generale, Tsipras e altri movimenti di questo genere che oggi sono finiti nel nulla e che di nuovo sono tornate, diciamo, in auge invece tutte le altre forze che parlano la lingua degli oligarchi, che parlano la lingua del sistema finanza capitalistico, che parlano la lingua del dataismo. Quindi noi andare contro questo macro orizzonte, diciamo, di totalizzazione della politica come una tecnopolitica, ecco, il nostro punto di vista è quello, cercare proprio di trasformare l'identità stessa della politica di oggi, per come noi intendiamo oggi la politica. E questo chiaramente ha poi dopo delle ripercussioni negli ambiti specifici, però bisogna partire innanzitutto da un assunto filosofico, culturale, nuovo, originale, inedito e per quanto possibile anche approfondito, e quello cerchiamo di farlo nel nostro libro che io appunto suggerisco, lo faccio anche vedere. Fa vedere, aspetta, ti metto anche, guarda, proprio... Eccolo qui. Fallo vedere anche di taglio, così la gente vede che non è eccessivamente... È esatto, è un libro leggibile, non è un tomo filosofico. Assolutamente molto... Si legge, guardate,
velocemente, anche perché sono un gruppo di saggi, quindi comunque uno può leggere anche dei soltanto magari un saggio, poi nel tempo leggerne un altro, quindi abbiamo cercato appunto di dare una formula a tutto questo che ho cercato di spiegare oggi in breve, che è, come avete capito, è molto denso, tutto pieno di significati che vanno approfonditi, prima di tutto a livello filosofico-culturale, e noi cerchiamo di farlo qui in questa sintesi, che però è anche un manifesto, quindi chi anche voglia capire che cos'è di più l'indispensabile, oltre a seguire i social e tutto, può benissimo affidarsi a questo testo, che troverà sicuramente maggiori delucidazioni anche rispetto a quello che ho cercato e ho potuto dire io in questa mezz'ora insieme, che ti ringrazio perché è stata molto... Ma figurati, ti ringrazio. Io tra l'altro mi sono dimenticato di dire che il libro si apre proprio con la carta della nuova umanità, anche da sottoscrivere, cioè da firmare proprio, sì, proprio sul libro. E potete andare sul sito, anche lì www.cartadellanuovaumanita.it, troverete anche lì il manifesto, che è una nuova rielaborazione anche di tanti contenuti, di tante idee che abbiamo e abbiamo appunto scritto in questo testo, che è da sottoscrivere se ritenete che quello che diciamo non sia fuori dalla realtà, ma anzi la cosa più importante da fare oggi. Sicuramente la nostra interlocuzione non finirà qui, perché in chat chi è incuriosito, chi è invece non molto incuriosito ma anzi antagonista, no ma di che cosa, secondo me può nascere un dibattito molto interessante, quindi appunto rinnovo l'invito, ti ringrazio, anche perché parlando di oligarchia appunto si sono palesati gli oligarchi qui donando cose mentre chiacchieravamo, noi questo aspetto dell'oligarchia ancora lo accettiamo, guarda. Inizieremo a chiamare gli illuminati più che gli oligarchi qui, esatto. Senti, ti ringrazio tanto, poi ci sentiamo insomma prossimamente, grazie mille per questa chiacchierata. Grazie a te Manfredi, grazie a tutti quanti, sia le persone che sono state d'accordo, sia quelle che sono state non d'accordo, ma anzi, spero veramente di poter tornare per chiarire meglio gli aspetti che non sono chiari. Assolutamente. Un abbraccio, ciao.